Cristina. Lascio la parola al presidente di Acu Campania, Marcello Amendola, che vuole comunicarci qualcosa legato a quello che stavamo parlando. Molto personale, di molto specifico. Non volevo intervenire. No, ben volentieri la parola. No, veloce, non volevo intervenire anche perché non sono un tipo che piace molto parlare in pubblico, sto mettendo. Isolatamente. Perché questo è quello che faccio dalla mattina alla sera. No, ma per due aspetti. Uno è una deformazione professionale, e nel senso che in tutta la discussione che si sta facendo da stamattina non ho sentito ancora un intervento che vada a parlare anche della tutela e la sicurezza degli operatori che lavorano nel settore dei rifiuti in Campania, perché vi garantisco che stiamo a livello al di sotto di zero, una situazione gravissima, e passa in silenzio. Normalmente vengono considerati tutti questi ragazzi, questi uomini e donne che lavorano, vengono considerati degli scansafatiche, come che non hanno voglia di raccogliere o di fare il loro lavoro. Vi garantisco che la situazione a livello regionale è molto critica, ma al di là di questo, un po' sollevato, perché quando ho sentito l'intervento del sindaco di Casate del Principe stamattina, che ha detto che dopo 35 anni ha avuto una risposta, come la mia prima denuncia per quanto riguarda i rifiuti a livello sindacale risale al 95, penso che fra 14 anni avrò la risposta, perlomeno la data, che già è una cosa che... Questa è una cosa che va avanti da tantissimo tempo, chi più chi meno di noi siamo tutti impegnati nella stessa cosa. Ma c'è un aspetto che è importante, che lo dobbiamo tenere in considerazione, perché stiamo parlando della terra di fuochi, che la teniamo, diciamo così, circoscritta tra Napoli e Caserta, ma la regione Campania non è così. Io che tengo la fortuna e la sfortuna di vivere vicino a Reale Irpino, dove per anni c'è stata la discarica di Difesa Grande, non se ne parla moltissimo, non se ne parla più perché teoricamente è tutto a posto. Mi viene in mente quel cantante napoletano del Mar in Su che dice tutto a posto, tutto a posto, per farvi capire. Però riteniamo che l'incidenza dei tumori sul territorio ormai è 4 volte più di quello del livello normale a livello italiano. Stiamo parlando di una piccola discarica. Se pensiamo che a Sant'Arcangelo Tremonti, a provincia di Benevento, il livello lì è quasi 3 volte e mezzo più del livello nazionale, è una discarica giovane questa, non è una discarica vecchia. Per non parlare del Salernitano, si è scoperto pubblicamente, lo sappiamo a Reboli, l'abbiamo saputo a fine dell'anno scorso, no? 53 campi di calcio, questo è passato per far rendere alle persone più o meno le dimensioni di questa cosa, anche lì sono superiori a 3 volte la media a livello nazionale. Il problema in Campania è che, è vero, la terra dei fuochi forse è stata all'avanguardia, dico io, dello scarico, ma il problema è diffuso a livello regionale dappertutto. Allora, oggi ci stiamo mettendo a parlare noi, come se ne ha parlato tantissimo, perché ci sono dei movimenti. Io devo essere sincero, e l'ho anche pubblicato su internet non molto tempo fa, per me l'intervento della mamma di stamattina è un colpo basso. Io ho dei figli. Chi ha sentito quell'intervento lì, te crolla il mondo addosso, no? Allora, ci sono cose che a Napoli Caserta se ne sta parlando, ma nelle altre province non se ne parla. E noi ci troveremo, perché chi come me e chi come l'ACU lavora sulla regione Campania, avremo gli stessi problemi
fra una decina d'anni probabilmente, perché qua si è iniziato dopo, va detto questo. Qua a Napoli si è iniziato un po' prima, a Caserta si è iniziato un po' prima, nelle altre province sono, diciamo, subentrate a regime pieno come discariche una decina d'anni dopo, ma più o meno nel tempo. Questo si verificherà pure lì. Allora noi, secondo me, come organizzazione dobbiamo metterlo, questo, tra i lavori che dovremmo fare sul territorio per sensibilizzare. Terra di fuochi. Io oggi avrei voluto sentir dire che l'informazione e il lavoro di Terra di Fuochi lo dobbiamo diffondere a tappeto nella regione Campania, perché questo sicuramente lo dovremo diffondere anche altrove, perché non siamo gli unici, perché è inutile che ci nascondiamo che la Camorra ha sepolto i rifiuti solo in regione Campania, li hanno sepolti dappertutto, l'ha sepolto pure l'Andrangheta, l'hanno fatto pure in Sicilia, l'hanno fatto di sicuro in Puglia, perché a Foggia lo sappiamo tutti quanti dove sono sotterrati i rifiuti. E il problema è che, come succedeva una quindicina d'anni fa in Campania, nessuno lo vuole vedere, perché ancora non è di uso. E guardate, lo sanno e l'hanno saputo i governi di centrodestra e i governi di centrosinistra che ci sono stati, il problema è che nessuno ha fatto niente. Chiudo perché ho detto più di quello che dovevo e non, la mia intenzione è quella di portare un lavoro di diffusione delle informazioni, delle esperienze, perché ce ne sono, e sul napoletano l'abbiamo visto oggi. Io sento parlare, sentiva prima l'intervento del professore, quello di Stefano lo conosco già, quali sono la sua capacità e tutto il resto, ma tutto quello che è stato detto, noi questa cosa qua la dobbiamo fare di uso comune sul territorio campano, perché ci troveremo, lo ripeto, fra qualche anno con le altre province che hanno lo stesso problema, e non possiamo in quel momento lì presentarci impreparati, perché la gente muore anche lì di tumore per colpa dei rifiuti. Scusate lo sfogo, era più che altro grazie, una richiesta. Marcello. Un applauso non capito.